Amici di Vado a Vivere in America, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio farvi fare cena con me. Proverò della pasta in scatola comprata qui in America. Sono esattamente 4 paste in scatola, 3 sono italiane, o meglio, vengono considerate italiane, e una è un grande classico della pasta che viene mangiata qui negli Stati Uniti, ecco. Se è la prima volta che sei sul mio canale, ciao, sono Mattia e mi sono trasferito negli Stati Uniti con tutta la mia famiglia. Ogni settimana porto video, contenuti e particolarità del mondo statunitense. Assaggerò una ad una queste paste e darò un punteggio, ok, da 1 a 10. Cercherò di condividere anche il gusto che hanno e cercherò di spiegare per quanto possibile i sapori che sto provando in quel momento. Mi raccomando, lasciate nei commenti, tra l'altro, il vostro pensiero sulla pasta in scatola qui in America e soprattutto fatemi sapere se è una cosa che voi provereste. Ma adesso bando alle ciance e andiamo con la carrellata. Vi faccio un'anteprima. Allora, parto da il grande classico. Ho deciso di provare i mac and cheese. Ok, come potete vedere sono in scatola anche questi. Questo è un grande classico, diciamo che ho deciso di prenderli in lattina perché non li avevo mai visti neanche a Londra. Quando vivevo a Londra ci sono diverse confezioni magari di plastica dove basta aggiungere l'acqua calda, mescolarle o fare un pentolino a parte di acqua e versare il composto all'interno, quindi mi hanno incuriosito, volevo vedere un attimino il gusto che hanno. Vediamo, dopo il mac and cheese vi faccio vedere un altro grande classico. Questo è proprio definito un piatto italiano e ha delle origini appunto del sud Italia. Sono spaghetti meatballs, ok, quindi sono i classici spaghetti con le polpette al sugo. Dopodiché io arrivo dal Piemonte e non potevo, quando li ho visti, non prendere i mini ravioli e vedere che gusto hanno. Questi mi incuriosiscono particolarmente perché, tra l'altro, i ravioli, gli agnolotti sono tra le paste che preferisco e prediligo in assoluto, quindi sono proprio curioso di vedere il gusto che avranno questi mini ravioli favolosi in lattina. E poi, ovviamente, per chi ha già visto questo video qui, che vi faccio vedere in sovrimpressione, cliccate il link e andate a vedervelo, c'è il pezzo forte e sono sicuro che il mio amico Alessandro sarà molto felice di vedere che finalmente provo come piatto forte ed ultimo la lasagna in scatola. Questo qui, ragazzi, sarà l'ultimo piatto di pasta che proverò, ok? Andrò nell'ordine in cui ve li ho descritti. Direi che adesso è arrivato il momento di iniziare. Accendiamo il microonde. Perché dico accendiamo il microonde? Perché sono delle lattine, cioè la pasta è pronta, ok? È proprio solo da scaldare e riscaldare. La cosa che mi diverte un sacco, in mano qua la toletta dei mini ravioli, è che c'è scritto in pasta sauce. Cosa intenderanno per pasta sauce? Cioè, nella salsa della pasta. Vabbè, divertentissima questa cosa. Dai, su, prendiamo gli accessori e cominciamo a scaldare. Allora, mac and cheese, iniziamo da lui. Qui viene consigliato di versare tutto il contenuto in una confezione da microonde e coprirlo per 1 minuto e mezzo. Facciamo. Ho già fatto una cosa che non dovevo fare. L'ho assaggiato così da freddo dal cucchiaio e sa di plastica, non lo so, questa è la sensazione che ho percepito. Adesso lo scaldiamo, comunque vi faccio vedere, e questo è il risultato, questo qua. Quindi sono dei macaroni al formaggio. Andiamo in microonde. Ah, dimenticavo il coperchio. Eccoci qui, pronti al mal di pancia. Guardate come fumano. Ok, siamo pronti all'assaggio. Beh, è un profumo molto formaggioso. La consistenza è... la pasta è scottissima, cioè è veramente una cosa... Ho infilato la forchetta per mescolare e si è rotto tutto. Accompagnerò questi grandi piatti di pasta con una cocchina sgrassante per sciacquare la bocca. Ok, non ci resta che provare. Allora, buon appetito. Wow. Wow. Non riesco a capire, ma vi dirò, io sono amante del formaggio, non sento neanche il gusto del formaggio, sinceramente.
cioè, questa sorta di gusto che, non so, mi sa di plastica. Nel senso, è la stessa sensazione che ho provato quando ho assaggiato il cucchiaio, ok, dopo averlo versato nel contenitore, è proprio all'interno della pasta. È una schifezza. Cioè, pensare che loro lo definiscono un piatto di pasta al formaggio, insomma. Mamma. Per me, questo, bocciato totale. Non saprei neanche che voto dargli. Darei un 3. Non più di un 3. Proprio, mamma mia. Ok, adesso speriamo di rifarci con gli spaghetti meatballs. Spero veramente e vivamente di rifarmi il palato. Anche se dubito. La modalità è la stessa, quindi un minuto e mezzo nella confezione coperta da microonde. Quindi niente, inforniamo. Abominevole, ragazzi. Sembra, cioè, con tutto rispetto, però sembra proprio la pappa dei cani. Già dall'odore c'è un odore pungente di qualche spezia che è tutto meno che italiana, perché noi nella cucina italiana non usiamo queste spezie. Non so che è di qualche spezia orientale che non riesco a capire. Non paprika, ma beh, qua devo dire, adesso cerco di farvi vedere, ma spaghetti meatballs, effettivamente le meatballs ci sono. Ok, adesso sapete cosa che mi infastidisce? Cioè, guardate qua. Non so se riuscite a vedere. Comunque, allora, una regola per gli italiani sono: gli spaghetti non si spezzano. Qua sono tutti fracassati. Tra l'altro, spaghetti non sono spaghetti, sembrano dei bucatini senza il buco. Sono spessi così, per farvi capire. Le polpette di carne ci sono, effettivamente questo è un plus, perché sinceramente pensavo fosse solo, sapete, cioè, pensavo che fosse solo da nella lattina, insomma, ecco, una cosa così preannunciata, però effettivamente le palle di carne ci sono, quindi assaggiamo. Boh, assaggiamo la polpetta. È dolcissimo, nel senso, non manca di sale. Però devo ammettere che rispetto ai mac and cheese, nettamente meglio. Siamo lontanissimi da un piatto di pasta italiano. Cioè, questo è un insulto, ragazzi. È proprio totalmente un insulto, secondo me, alla cucina italiana. Non faccio neanche in tempo a masticarla, la pasta si scioglie in bocca, è completamente stracotta ed è dolcissima. Però devo ammetterlo, la sufficienza non la prende, ragazzi. Poco ma sicuro, ma se i mac and cheese erano 3, questo gli do un 5. Ok, non è neanche lontanamente una pasta italiana, però devo ammettere che come gusto, cioè quantomeno non ha il retrogusto di plastica che avevano i mac and cheese. Questo è proprio gusto di pietanza, ecco, possiamo metterla così. Ma non ha a che vedere niente con un vero piatto di pasta italiano, assolutamente no. Quindi in ogni caso bocciato anche questo, ma con un voto leggermente migliore. È arrivato il momento dei mini ravioli, ormai lo sapete anche voi, un minuto e mezzo in microonde, quindi inforniamo. C'è una tonnellata e mezza di sugo, che tra l'altro è la fotocopia di quello degli spaghetti meatballs che li ho qua davanti. Sono proprio inzuppati. I ravioli sembrano sodi. Sono stati tagliati in una maniera dubbia, ma comunque sia, direi che ve li faccio vedere da vicino. Vediamo un po'. Ecco, questo è il raviolo. Non ci resta che provarlo. Buon appetito!
è stracotto anche questo, in realtà sembravano più sodi, in realtà stracotto, continuo, cioè sono dolci, sono, non riesco, non so come spiegare, non hanno quel gusto accattivante che ha di solito un piatto di pasta. Vabbè, d'altronde voglio dire, potevo immaginarlo, ecco, però poi non sanno di niente. Cioè, è ripieno, non so, voglio dire. Adesso ne tagliamo uno a metà e vediamo com'è il ripieno. Allora, tagliamo a metà e vediamo, guardate il ripieno. Vorrei sapere esattamente come puoi definire questo un ripieno. Ma che cos'è? No, non ci siamo. Siamo esattamente, allora, meglio del mac and cheese, perché, ripeto, mac and cheese bocciati, odore di plastica di lattina, gusto di plastica di lattina, no no. Spaghetti 5, lontani da un piatto di pasta italiano, mangiabili, lo ammetto. Questo secondo me si mette in mezzo, 4. Adesso finisco questo qua che ho già tagliato, ma no, è un 4. Non si può dare più di un 4 a questa pasta. È una vergogna, una vergogna. No no, qua bisogna sciacquare bene. Ma adesso è arrivato il momento del piatto forte, ragazzi. Tanto peggio di così non si può andare. Eccoci alla regina della pasta italiana, ragazzi. La lasagna. La lasagna in scatola americana. Il copione è sempre lo stesso, 1 minuto e mezzo in microonde, quindi si vola! Questo è un momento che mi incuriosisce molto, voglio proprio capire come hanno fatto a mettere una lasagna all'interno della lattina. Questo è quello che si vede da sopra. Vediamo, la rovescio. Ma è a pezzi! Ma che... che cos'è? È a pezzi! Ma ragazzi, ci sono rimasto malissimo. Io pensavo che ci fosse una fetta di lasagna all'interno della lattina messa in verticale o comunque qualcosa del genere. Quello che ho trovato invece, adesso ve lo faccio vedere. Cioè, non sono altro che reginette, o meglio pezzi di reginette nel sugo. Nel microonde. È arrivato il momento. Sono qui che aspetto e vedo la lasagna girare. Mi sto filmando perché mi è venuto da ridere e ho pensato per un momento. Sono in attesa che la mia lasagna in scatola si scaldi. Eccoci qui. Oh, finalmente una bella lasagna. Mamma, brucia tantissimo. Ah, la mia pasta lasagna reginetta al sugo. Ah, aspettavo questo momento da quando ho visto quella lattina nel supermercato. Comunque devo dire che questa azienda che produce pasta fake italiana in scatola fa il sugo uguale per tutte le paste, quindi mi sto immaginando la scena di un mega pentolone con tutto il pomodoro dentro e un grande chef con un cappellone bianco che lo mescola e dice: ah, adesso andiamo a rovinare un pochino l'esperienza sulla pasta fake italiana alla gente. Il profumo è la fotocopia degli altri. Forse qui vedo del basilico, prezzemolo a pezzi, che negli spaghetti e nei ravioli non c'era, quindi effettivamente un qualcosa in più c'è. Aspettate, vi faccio vedere da vicino. Ecco, quella che vedete è la lasagna in scatola. E cosa di lasagna? Assolutamente niente. Buon appetito. Ne devo provare un altro perché... un attimo. Beh, allora, prima cosa, è indecente. Se vi aspettavate, oh, adesso ci dice che è buona, no, è indecente. La pasta è meno scotta, quindi è più piacevole sotto i denti, è leggermente più soda. Allora, la sensazione che sto avendo è la stessa degli spaghetti meatballs, mi sembra di mangiare la stessa identica cosa,
ok? Semplicemente con la pasta un pochino più soda e senza le polpette. Però, devo essere sincero, 5, anche a questa, do un 5. Molto simile agli spaghetti, è mangiabile, cioè nel senso, è mangiabile, ripeto, non è una lasagna, cioè nel senso, la lasagna è proprio solo il nome che gli hanno dato, ma mi sembrano proprio delle reginette spezzate, cotte e poi inzuppate di questo quintale e mezzo di sugo al pomodoro. Quindi direi 5, insomma, morale della favola. Non abbiamo trovato una sufficienza in queste paste in scatola. La parte divertente di tutto ciò è che ho una fame boia. Sono arrivato a casa da lavoro e ho deciso: basta, continua a piovere, adesso mi metto e faccio il video sulla pasta in scatola. Voglio provarla, sono curioso, mi sono, in un certo senso, ho rovinato la cena. Mi sono divertito un sacco però, e la cosa più divertente di tutte è che comunque sì, avendo fame la sto mangiando questa pasta. Adesso mi sto godendo le mie lasagne in scatola, buonissime ragazzi, cioè. Scrivetemi, mandatemi una mail, ve ne mando una scatolone e mezzo, così la provate anche voi a casa. E mentre finisco la mia lasagna in lattina, volevo mandare un messaggio agli americani. Per favore, continuate a fare gli hamburger, siete tanto bravi a fare gli hamburger, sono buonissimi e li fate da Dio, perfetto. Continuate a fare quello, non fate altro, lasciate la pasta agli italiani, credetemi. E per rifarmi la bocca, ragazzi, faccio la chiusura del video mangiandomi un torcetto alla birra menabrea delle nostre zone. Mi raccomando, guardate lo short che ho preparato del pacco che ci è arrivato dall'Italia. E con questo oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, che vi siate divertiti con me. Quindi se volete la pasta, mandatemi una mail che ve ne mando una scatola, così fate l'esperienza anche voi a casa. Mi raccomando, ricordatevi di mettere like al video, commentare dicendomi cosa ne pensate di questa pasta e soprattutto se vi piacerebbe provarla, ok? Iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella in modo da rimanere aggiornati con tutti i nuovi video del canale. Vi saluto e mi raccomando, seguite tutti i nuovi video di Vado a Vivere in America. Ciao!